faccio 6 anni che combinano queste cose, stanno portando questo paese fuori da quella che è la logica politica dell'autorità, fuori da quella che è la logica politica nazionale. E la cosa che mi ha sorpreso, io ho partecipato a quel consiglio comunale, come l'ho ascoltato, è il piano triennale dell'autorità. Io l'ho definito paraonico, nel senso che se andate a fare l'addizione di tutti i numeri, sono i soldi che la Comunità Economica Europea e lo Stato trasferirà alla Regione Campania nei prossimi 5 anni. Cioè praticamente è stato fatto un elenco che si fa da 5 anni a questa parte. Quello che mi premeva dire è che a Gesualdo 2 o 3 cose sono state fatte in questi 6 anni, non parlo dell'ultimo anno, io parlo degli ultimi 6 anni. Una è la questione del castello. Castello che è stato portato avanti quando io facevo il segretario dei Democratici di Sinistra di qua a Gesualdo, e allora Alberto De Simone faceva presidente della provincia. Cosa è successo? Che volutamente Alberto De Simone, contro la volontà del sindaco del comune di Gesualdo e dell'allora alter ego, l'altro sindaco, quello giù, non mi ricordo come, il notaio De Carlo Vesicchio, erano contro l'acquisizione del castello da parte della Roma, insieme ad alcuni poliziotti della provincia di Avellino, dicendo che si sarebbero portati questo castello lontano da Gesualdo. Quella è stata l'unica opera finanziata riguardo al comune di Gesualdo e l'acquisizione della parte della Provincia. Sono state fatte altre 2 o 3 opere grazie al PS e al PD dopo. Caro Carmine, questi sono stati gli interessi portati dalla politica verso Gesualdo. Gli altri partiti cosa hanno fatto? Gli altri politici cosa hanno fatto? Beh, qualcuno si è sistemato il figlio, qualcuno il minore, qualcuno ha fatto qualche altra cosa. Tutte cose a livello personale. Dell'ultimo anno non voglio parlare perché sinceramente sono entrati in gioco 3 o 4 ragazzi che io stimo anche, tipo Domenico, no, vabbè, li stimo dal punto di vista personale. Non, secondo me sono fuori da quello che è la logica politica, perché sono stati ingenui prima nel sparare a zero contro l'amministrazione comunale quando loro stessi erano assessori. Stesso errore fatto qualche altro amico mio che faceva il vice sindaco prima. Quindi hanno dimostrato ingenuità. È chiaro che al bilancio chi fa parte di una maggioranza deve votare a favore se vuole che l'amministrazione in qualche modo vada avanti. Quindi se sono dimostrati ingenuità. Io spero che in prospettiva, Carmine, non lo dico a tutti quanti, spero che in prospettiva ci rimbocchiamo le maniche e capiamo che fare qualcosa di utile per la comunità di Gesualdo, cioè spogliarsi da quello che è il proprio io, di quello che è il proprio interesse, e andare dal politico o dal dipendente in qualche ente a chiedere una cosa per Gesualdo significa chiedere una cosa per tutti. Spogliarsi dall'idea che stare in politica significa farsi centinaia di voti per dimostrare al collega di turno che si hanno 100 voti per poi sistemare qualcuno in partito. A Gesualdo purtroppo negli ultimi 10 anni siamo andati avanti con quest'ottica, con queste idee, anzi direi qualche anno in più. E tutto questo ci sta portando alla rovina. Tutti hanno un dubbio. Io ho sentito il vice sindaco che il consiglio comunale si è vantato del fatto che insieme ad altri due, cioè America e Gianluca, avrebbero portato a Gesualdo il discorso d'altro tipo. Perché i più in discussione sono due. Uno è quello dove bisogna accedere il muro, e fino a che ci sono le richieste, potrebbe anche andare peggio. Se ci sono 20 richieste, quel muro viene coperto da coloro che pagano poi il terreno. Non ce ne sono le richieste, quelli è tutto. L'altro tipo invece, di cui si sono mandati i ragazzi, è una cosa che è partita 5 anni e mezzo fa, dove il comune capofila della richiesta era Frigello. Cioè, voi sapete che oggi i progetti che vengono approvati, vengono approvati più che altro quelli che sono di interesse intercomunale. Gesualdo e la mano di gente sono insieme, hanno più vantaggi di un progetto portato da Gesualdo e la mano solo da Gesualdo. Che cosa è successo in quella fase? È successo che Frigento, che aveva chiuso un BIP giù, quindi venduto i lotti, aveva interesse a fare un altro BIP a monte. E siccome Gesualdo un BIP non ce l'ha ancora, a distanza di 30 anni dal terremoto, un po' come l'Inter del Gesualdo, ritrovi il 45. Allora Frigento, per il comune capofila, abbiamo cominciato insieme a Frigento, quindi Gesualdo e Frigento, a fare richieste per questo comune. Quindi il comune capofila e Frigento è partita 6 anni fa sta storia. Quindi 400.000 euro le avrà il comune di Gesualdo per finanziare il BIP, altri 600.000 le avrà il comune di Frigento. E
e sono due tempi che in realtà ne è uno solo, sì, sì. Tra Gesù e te. Quindi non bisogna vantarsi di cose che sono normali. A me questo mi spiace, che molte volte i ragazzi vengono presi dalla mano per dire abbiamo fatto qualcosa. Sono le stesse persone che fino a due mesi fa ci hanno detto che purtroppo non si riesce ad amministrare. Io non so che cosa significa non riesco ad amministrare. Quello che so è che quando ho fatto qualcosa io, quando avete fatto qualcosa chiunque di voi, e si è impegnato nel farlo, un risultato ho ottenuto. Purtroppo, evidentemente, non c'è vero impegno nella politica, ci sono da molti anni a questa parte. E si è persa anche l'abitudine nel dialogare. Ormai la politica è diventata un'associazione, con questa associazione vado da chi si deve candidare a sindaco e dico siamo in 100, voglio un assessore. Questa è la logica del chiarissimo, più chiara possibile. A me dispiace che siamo giunti a questo punto. Spero, abbiamo tutti il tempo di programmare. Anche attraverso la partecipazione. C'è una cooperativa con una comunità che in qualche maniera nel corso di questi anni è stata passivizzata. Sì. E compresa. Però abbiamo la possibilità di rimettere in movimento il cioè io stesso una volta che sono riesco, mi sono allontanato da ciò che era il partito politico. Io invece credo che solo attraverso i partiti oggi si può cominciare a parlare di nuovo di politica, si può abituare i giovani e la gente a parlare di politica, certo. Perché già lo stesso parlare significa dialogare, significa confrontarsi, significa anche cambiare idee, certo. Perché io vengo in una sede con delle idee, me le fanno cambiare perché mi fanno capire che altre idee sono migliori delle mie, quindi solo attraverso il confronto si fa attraverso i partiti. Volevo dire, grazie mille, chiedo scusa. No, va benissimo.